Napoli Pro Vercelli fra pochissimo, si riempie la piazza qui fuori alle spalle del campo di Carciato. Siamo con Jenny. Gennaro. Gennaro e Jenny. La prima domanda che vi faccio, avete visto qualche allenamento, Sì. no? Luciano Spalletti come l'avete visto rispetto agli altri anni? Spalletti a me piace molto perché secondo me abbiamo migliorato con lui al posto di Gattuso, c'ha più esperienza e lo vedo più che fa più gruppo, sicuramente. Per quanto riguarda la formazione, no, dimmi prima di Spalletti, vai. Spalletti, mi piace Spalletti, è molto preparato tecnicamente, poi è uno che fa gruppo e mi piace tanto Spalletti. E poi il giocatore che mi piace di più, lo posso dire? Vai. È Filoche, quel difensore centrale. Falaruscio. Folarush si chiama. È spettacolare quel ragazzo, a me piace Ma tantissimo. per la fisicità che ha? No, no, pure per la tecla, Tecnicamente la tenacia, abbiamo la visto una buona tecnica, può essere una sorpresa. Vi dico la formazione, forse non la sapete. No, No, non non la la sappiamo. sappiamo, siamo Allora, appena arrivati. Contini tra i pali. L'unico portiere disponibile. Esatto, c'è Zanoli, terzino destro perché Malquino non è al meglio, Mario Rui dall'altro lato, Rachmani Koulibaly, Dembélé Botka, ormai lo sappiamo, Elmas pare abbia un problema all'adduttore, non è nemmeno in panchina e quindi ci sono Zedatka, Unas, Politano dietro Osimhen, che ne pensi? E vabbè, una scelta forzata per le assenze. Beh, magari un buon pretesto per vedere questi ragazzi. Magari Zielinski nel secondo tempo può dare la scossa. Zielinski fa sempre la differenza in qualsiasi partita. Però vediamo, a me piace pure quel ragazzo, come si chiama? Zedatka. Zedatka. A me piace pure tanto quel ragazzo, è molto bravo tecnicamente e poi anche una buona visione di gioco. Generale, i soldi quest'anno, se capito, sono pochi. Sono pochi, sono pochissimi. pochissimi. Pochissimi, ma se dovessimo pensare a un acquisto fattibile. Siamo da 3-4 anni senza il terzino sinistro, Poi giusto? serve pure numericamente un centrocampista. Pure Sì. se è Baios, a me piace. A me piace Sta Emerson in Palmieri. esibito Emerson al Palmieri. Madrid. Emerson Palmieri. Emerson Palmieri e Ceballos siamo felici. Felicissimi. Però se non Firmiamo, vendiamo, non subito. potremmo fare niente se non vendiamo. Buon Napoli Provercelli, ragazzi. Grazie mille. Forza Forza Napoli. Napoli. Forza Grazie. Napoli. Aspetta, mi togli il cappello così sono. Sono all'esterno del campo dove tra poco ci sarà Napoli Provercelli col gruppo Schweppes. Come Sì. va questa maglia? Perché noi siamo. Si sposa il Ah, ragazzo. ti sposi, ma Sì. siete di qui? No, non siamo di Maro, siamo cioè originari di Mondragone. Ah, ecco. Però adesso viviamo tutti tra Bologna e Milano, Milano. Mantova, Nomi, nomi. Paolo, Carlo. e Salvatore. Salvatore di Mondragone si sente, dai. Senti, Salvatore, quanti allenamenti hai visto sinora? No, Sei arrivato siamo adesso. arrivati adesso, però speriamo insomma di vedere una bella partita, No, noi volevamo che portare la scrippella ai ragazzi, ai giocatori, per farli un po' caricare, capito? Solo che ci siamo dimenticati il biglietto e quindi adesso ce la guardiamo in qualche modo da fuori, ma sosteniamo la Ci squadra. proviamo. Vabbè, Dai. dai, da qualche parte la riesci a vedere. Ma, ti dico una cosa, Elmas si è fatto male. No. C'è il problema all'adduttore. Zielinski parte alla panchina. Dietro Osimhen ci sono Politano, Unas e Zedatka. Ti delude un po' questa scelta? No, vabbè, dai, io speriamo che i ragazzi ce la fanno. Poi, cioè, Politano è forte, cioè. Politano spacchio, io l'ho comprato a Fantacalcio l'anno scorso, Politano, No, voglio no, dire, non è male, poi è non è male. forte davvero Politano, Lui è un cioè. portiere, Ah, tu sei un Lui a portiere. Sì, sono un portiere. Allora, dopo la partita mi dici che ne pensi di Contini, che in questa settimana secondo me è stato forse fra i migliori. Buon prospetto, Contini. Ormai però hai 25 anni, no? Dobbiamo 25 dobbiamo anni? dargli una chance. È un portiere, sì. Ma è Ha davanti maturo. una carriera, dai. Ragazzi, per chiudere un colpo fattibile, visto che è un mercato particolare per questo Napoli. Colpo fattibile, non lo so. Tosta, È tosta. difficile. Quest'anno bisogna puntare in alto, bisogna puntare. Dove andiamo? Terzino, centrocampista, dove andiamo? Non lo so, Secondo me, io avrei. tipo un Lirola, per esempio, No, che è ma devi in puntare uscita in alto, dalla bisogna ripartire. Fiorentina. Un Lirola potrebbe pure starci, cioè, ci potrebbe servire un terzino così. Uno. Lui vuole sognare, però. Teo Hernandez, per sognare Esatto. Teo Hernandez. Esatto, io avrei sognato, perché quest'anno bisogna andare in Champions, cioè bisogna mantenere i livelli alti, ragazzi. Ragazzi, buona partita, ci Dai, vediamo dopo. dai, forza Grazie, ciao a ragazzi, tutti. forza ragazzi! Ciao a tutti, Grazie forza ragazzi. Napoli. Ciao. Pochi istanti prima di Napoli Provercelli, siamo con Giuseppe, Maurizio, Gianni, Bello, Giovanni, Mario, Giuseppe.
Tutti da Napoli? Tutti da Napoli. Avete napoletani. Avete già visto qualche allenamento? Insomma, che vi è apparso di Spalletti in questi giorni? Abbiamo visto degli allenamenti, ci è apparso un Napoli sicuramente Spalletti motivato. Dobbiamo vedere se riesce a far motivare pure i ragazzi e quindi farli migliorare sicuramente, soprattutto sotto l'aspetto mentale, della mentalità, perché quello che abbiamo assistito alla fine del campionato scorso è stata una delusione troppo grande e ci ha dato un messaggio chiaro che il Napoli non ha una mentalità vincente, purtroppo, e quindi Spalletti deve riuscire a portare questa mentalità ai ragazzi. Spalletti può farcela? Ha insomma la carriera, il carisma, la mentalità per fare questo? Sicuramente ce l'ha, c'ha l'esperienza, se l'ha dimostrato in tutte le squadre in cui è andata ad allenarle. Speriamo che riuscirà a trasmettere ai ragazzi questo, perché dal punto di vista qualitativo il Napoli non è secondo a nessuno, può giocarsela tranquillamente con la Juventus, con l'Inter, col Milan, con la Roma e con la Lazio, ma dal punto di vista della mentalità, ripeto, la partita del Verona, l'ultima del campionato scorso, ha denotato questo, che il Napoli non riesce nelle partite decisive a farsi valere e quindi a vincere. E quindi Spalletti è inutile che dice qui che non dobbiamo più parlare di Napoli-Verona, perché di Napoli-Verona dobbiamo parlare per farne tesoro e riuscire a evitare questi errori anche nel prossimo campionato. E questo solo i ragazzi possono farlo, capendolo attraverso anche il proprio allenatore, il proprio staff, che sono forti e devono vincere le partite decisive. C'è qualche ragazzo che avete visto in questi giorni negli allenamenti che vi ha colpito? E poi voglio sapere, lo Zoccolo Duro che dovevamo inquadrare, è una scuola calcio? No, no, non è una scuola calcio, è un'associazione di cui faccio parte, oh, okay. Ci sono degli amici, insomma, una bella realtà. Sì, ci sono dei ragazzi in gamba, abbiamo visto Gaetano che veramente si muove bene, ha dei numeri importanti. C'è un altro ragazzino, il portiere, che è molto molto bravo, l'ho visto. Maietti, molto bravo. Esatto, veramente, veramente molto bravo. Diciamo ci sta Zedaka, non so come si chiama. Zedaka, sì. Zedaka, che pure è abbastanza preparato, insomma, mi è piaciuto. Tu come ti chiami? Vieni, vieni. Pietro. Pietro, a te chiedo, insomma, hai sicuramente più la mentalità giovanile per dire, ci sono pochi soldi, però conoscerai così tanti calciatori, e ci puoi dire, secondo te, anche con pochi soldi, chi è quell'acquisto che può arrivare e magari essere importante per questa stagione? Come terzino sinistro penso Emerson Palmieri. Centrocampista magari, credo che alla fine siano questi due punti. Ci vuole un difensore in più. Centrocampista no, secondo me. Quindi al posto di Luperto? Sì. A lei invece volevo chiedere, ma oggi pomeriggio già un test un po' più probante rispetto a quello con la Bassanonia, sì. Cosa si aspetta da questa partita? Tra l'altro vi dico che manca Elmas per un problema all'adduttore e giocano Zedalca, Onas e Politano dietro Osimhen. Abbiamo letto sulle formazioni, però in ogni caso anche credo che il Napoli proprio al centrocampo deve rinforzarsi sia sulla sinistra come terzino sinistro che al centrocampo, perché credo che Ruiz partirà, che i sentori sono di questo tipo, il Napoli deve perdere qualcuno, non sarà Koulibaly ma sarà Ruiz probabilmente. E Koulibaly, Insigne invece chiedo a te, resteranno? Ma secondo me l'unico che è insostituibile è solo Koulibaly, poi gli altri sono, si possono rimpiazzare, ma l'unico che non si deve muovere da Napoli è Koulibaly. Ci proviamo, sì. magari indoviniamo un risultato esatto per questa amichevole, dai. 10-0 per il Napoli. 5-0. 7-0. 7-0. 5-0, questo è l'anno di Osimhen, mi raccomando. Grazie ragazzi, buona partita.